Non c'è niente da fare, il Teramo non digerisce giocare lontano dal Bonolis. Ennesima conferma il match contro la Viterbese, settima sconfitta esterna per i biancorossi, che non danno continuità al successo casalingo sul Rende, conseguenza della doppietta di Molinaro. C'è Mungo nell'undici titolare al posto di Ilari, ma non sarà una gara da ricordare per l'ex Cosenza. Non sarà da ricordare neanche per Tomei, che al nono valuta male un rimbalzo e spalanca di fatto le porte per il vantaggio della Viterbese. L'errore del portiere biancorosso lascia il Teramo tramortito per diversi minuti. Non che i padroni di casa facciano molto di più, preferendo spesso e volentieri lanci lunghi per la torre Tunkarà. Al 26esimo il Teramo e soprattutto Magnaghi si trovano la palla buona per il pareggio, ma l'attaccante non ha un impatto da ricordare con il pallone. Anche qualche istante dopo la difesa gialloblu non dà prova di ottima tenuta, con il Teramo però incapace di approfittarne. La formazione di Calabro però sfiora il raddoppio al 31esimo, quando Tunkarà serve Enrico, il cui cross attraversa tutta l'area senza che nessuno riesca ad impattare. Un minuto più tardi è Tunkarà a provarci con un destro a giro, che si spegne di poco al lato. Ad inizio ripresa Tedino manda in campo Ilari al posto di Arrigoni. L'ex Samba va dietro le due punte, mentre Costa Ferreira fa il regista. Bombaggi ci prova da calcio di punizione, ma è ancora la Viterbese, con pochi passaggi, a pungere. Tunkarà riceve dal suo portiere, si gira e trova Molinaro, che incrocia col mancino per il 2-0 e la doppietta personale. Tedino si gioca anche la carta Minelli, ma la Viterbese va vicino al tris con Molinaro, che di prima intenzione gira un cross di De Giorgi verso la porta, trovando il palo a negargli la tripletta. Prima della fine il Teramo, quando non avrà ormai più nulla da perdere, riesce a portarsi con più insistenza dalle parti di Pini. È proprio Minelli che al 40esimo vede il palo negargli la rete. Nonostante gli sforzi nel finale, il Diavolo non evita una nuova sconfitta esterna. Sabato prossimo si torna al Bonolis per ospitare il Monopoli.